sento, lo spirito è quello giusto, ogni stretta di mano vostra è un incoraggiamento grandissimo e so che ce la faremo. Lo vedo nei vostri occhi, lo vedo proprio nel vostro entusiasmo. Questa è la partenza giusta e potremo arrivare al risultato insieme e sarà una vittoria insieme. Non sono solo io la candidata, io sono candidata nel collegio uninominale di Fano Senigallia. Questa è una legge elettorale nuova, è in parte proporzionale e in parte uninominale. Non starò adesso a spiegarla troppo nel dettaglio, però si compone di una serie di candidati nei collegi uninominali, la sottoscritta, e poi ci sono dei candidati nei listini proporzionali. Questa sera con me ci sono i candidati che sono presenti nel listino proporzionale di Forza Italia e che io chiamo qui accanto a me a partire dal capolista, l'amico Marcello Fiori, ci tengo tantissimo. Ciao Marcello. Marcello, marchigiano di nascita, marchigiano di formazione, fa parte di quei tanti marchigiani, ahimè, che sono dovuti poi partire, lasciare le Marche per cercare altrove lavoro, e questo sarà un tema che affronteremo di qui a poco, perché dobbiamo fare in modo che i nostri cittadini, i nostri concittadini, i figli abbiano possibilità di rimanere qua e di trovare qua lavoro, di formare qua la propria famiglia. Marcello è responsabile nazionale degli enti locali di Forza Italia, è una persona di grandi risorse che abbiamo visto e scoperto, io particolarmente l'ho scoperto nel settore della protezione civile, anche al fianco di Bertolaso, e consentitemi di richiedervi un applauso per Guido Bertolaso, perché è una grande risorsa della nostra Italia e, come spesso accade, ahimè, in Italia, le persone migliori finiscono vittime di una magistratura totalmente sbagliata. Oggi ha avuto finalmente il riconoscimento che merita, però per anni, abbiamo 8 anni, abbiamo perso una risorsa e abbiamo fatto vivere a un uomo che non se lo meritava un tormento e una situazione davvero incredibile. Solo in Italia accadono queste cose e uno dei nostri impegni è quello di riformare la magistratura proprio in questo senso. Dicevo, Marcello è il capolista nel proporzionale, al secondo posto del proporzionale ci sono di nuovo io, poi abbiamo il coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Bettini, che credo molti di voi conosceranno, e abbiamo Margherita Mencoboni, la nostra Margherita di San Costanzo. Allora, una campagna elettorale che si appresta ad avere tematiche importanti, forti anche per questa regione. Certamente, quello ad esempio dello sviluppo economico e dell'occupazione. Questa è una regione che oramai sta scivolando verso il Mediterraneo piuttosto che verso l'Europa, purtroppo. Le Marche produttive, le Marche dell'industria manifatturiera, dal calzaturiero a quella degli elettrodomestici, sono purtroppo un lontano ricordo. Le imprese delocalizzano, non investono più nelle Marche, investono in altri territori, sia italiani che europei, per due ragioni fondamentali: le troppe tasse e la troppa burocrazia, l'assenza di infrastrutture. Se un governo centrale e un governo regionale non si occupano di questo, in qualche modo fanno in modo che le Marche diventino marginali nello scacchiere italiano e europeo. Ecco, ci sono tematiche che sono universali, dal nord a sud, dalle Alpi al Manzanara: la sicurezza, il lavoro per tutti, non soltanto, come diceva lei poco fa, per i giovani che giustamente devono introdursi nel mondo del lavoro, ma anche gli over 50 che hanno bisogno di una ricollocazione. Tutto questo come si coniuga con la vostra campagna elettorale, con la vostra idea di futuro governo? Forza Italia ha delle idee molto precise su questo tema. Una è fondamentale: bisogna ridurre le tasse per fare in modo che le imprese italiane, ma anche i professionisti italiani, abbiano più risorse da investire per creare nuova occupazione e nuovo lavoro. Il secondo tema è: dobbiamo incentivare attraverso dei fondi pubblici un'occupazione stabile, e non soltanto, come diceva, per i giovani, ma per tutti. L'occupazione stabile la creiamo se facciamo uno sgravio di almeno 6 anni di tutta la parte contributiva
per le imprese che fanno contratti di assunzione a tempo indeterminato e non legate all'età di chi viene assunto, ma legate al fatto che sono i primi 6 anni di nuova occupazione. Ecco, questa campagna elettorale si basa anche su una formula di legge elettorale un po' strana, difficile da capire, però una cosa va sottolineata: il territorio ha bisogno di rappresentanti al di là della formula che si sceglie. Certamente, questa legge elettorale consente di fare contemporaneamente 2 cose, nei collegi di premiare i rappresentanti davvero del territorio. Noi abbiamo candidato per fare questo ad esempio moltissimi amministratori locali, gente che ha avuto esperienza nei consigli comunali, sindaci, consiglieri regionali, e dall'altro di avere però una rappresentanza politica anche di altissimo livello. Nelle Marche abbiamo candidato ad esempio l'ex direttore a questo punto del quotidiano nazionale, Cangini. Ci sono io che sono un dirigente nazionale della protezione civile, cioè temi comunque legati ai territori. Quindi l'elettore trova nella stessa scheda chi lo rappresenta quotidianamente, ma anche chi può rappresentare battaglie di altro livello anche nella scheda elettorale. Ecco, spesso le dinamiche nazionali della politica di palazzo alle volte non si coniugano perfettamente con le identità locali, forse anche piccole. Forza Italia qual è il fil rouge che porta da Roma fino ai posti più piccoli dell'Italia? Ridare voce ai territori. Noi abbiamo scelto questa linea. È ovvio che avevamo una classe dirigente anche importante, però l'83% dei candidati di Forza Italia in queste elezioni sono persone che non avevano mai avuto a che fare con la politica, l'83%. Quindi c'è stato un rinnovamento molto importante e molto radicale. Siamo gli unici che lo possono dire. Ci sono persone grandi qui. Noi facciamo a suo tempo una misura semplice, prima dell'entrata in vigore dell'euro. Per circa 1.800.000 pensionati portammo le pensioni da 540.000 lire a 1.000.000 di lire. Poi purtroppo l'entrata in vigore dell'euro ha quasi annullato il beneficio di quell'aumento della pensione, con il valore dell'euro a 1.973 lire. Noi oggi diciamo non ci può essere nessun pensionato di nessuna categoria, casalinghe, pensionati alla minima, invalidi, pensioni di accompagnamento, che non arrivi al reddito di dignità, che l'Istat ha stabilito in 1.150 euro al mese. Noi porteremo tutte le pensioni a 1.150 euro al mese. Lo abbiamo già fatto nel passato, lo faremo anche ora. Vi hanno detto anche qua, costa troppo, costa 4 miliardi questa misura, 4 miliardi l'anno. Sapete quanti sono 4 miliardi? Sono i 500 euro che Renzi ha regalato a tutti i 18enni, anche al figlio di Marchionne, per comprare i libri o per andare al cinema. Io credo che sia più utile che le diamo ai nostri anziani e ai nostri pensionati, che reggono spesso le nostre famiglie. Allora, Foschi, una campagna elettorale impegnativa, lo abbiamo detto anche in conferenza stampa. Quali sono i temi di questa rappresentatività territoriale per finalmente avere qualche cosa che scuota questo territorio, che lo riporti fuori dalle secche nelle quali si trova? Esattamente, come dicevo, questo è un territorio che purtroppo da troppi anni sconta di essere penalizzato, di essere sacrificato agli interessi di chi sta a nord e di chi sta a sud. Un territorio che ha grandi potenzialità, grandi bellezze, grandi opportunità, ma anche grandi carenze, perché sostanzialmente viene depredato e privato di quelle che sono le infrastrutture necessarie e che qui mancano da troppi anni. La benedetta Fano Grosseto non vede ancora la realizzazione, mentre abbiamo una quadrilatero che è l'ultima grande opera fatta nelle Marche, fatta dal centrodestra, ma adesso stantoci solo quella, tutto il flusso turistico e commerciale viene assolutamente dirottato verso il sud delle Marche. Dobbiamo pretendere la realizzazione di una Fano Grosseto, ma in modo reale, a 4 corsie. La soluzione che ci hanno proposto non è assolutamente accettabile, quella di incanalare in un'unica galleria tutto il traffico proveniente dalla Toscana e dall'Umbria su 4 corsie, incanalarlo in un'unica galleria e farlo imbottigliare nella statale esistente, che rimarrebbe tale salvo piccole modifiche. Se c'è un privato che oltre all'ospedale pubblico ritiene di poter intervenire ad aprire una sua clinica, ben faccia, ma qui in questa provincia soprattutto non c'è il privato normale. Qui nei servizi pubblici locali o nella sanità c'è un pubblico targato PD che sceglie lui il privato.
non è il privato che concorre, si sceglie il privato e si fonde col privato per interessi ben chiari nei servizi pubblici locali, nella sanità. È un sistema assolutamente inaccettabile. L'altro grande problema su cui io insisto molto e che riguarda questo territorio è la sanità. Questa terra è stata troppo penalizzata, troppe strutture ospedaliere chiuse, troppi depotenziamenti, troppo pubblico chiuso per far spazio al privato. Anche qui a Fano si parla di chiudere l'ospedale e aprire una clinica privata. La cosa folle che sta succedendo nelle Marche è che il pubblico stesso chiude le strutture pubbliche e chiama il privato ad intervenire. Questo è assolutamente scorretto. Chi mi dice che la sanità è di pertinenza regionale, beh, dico, in parte è vero, ma la regione declina quelli che sono i decreti nazionali, il famoso decreto Balduzzi, quindi il governo è altamente incisivo nella politica sanitaria e dobbiamo assolutamente pretendere che tutti i cittadini di questo territorio, dalle aree interne alla costa, abbiano lo stesso diritto alla salute, che le nostre strutture non vengano chiuse, che i medici vengano chiamati, che i cittadini non siano più costretti ad andare altrove per doversi curare o a dover pagare troppo rispetto anche alle tasse che già pagano e che dovrebbero dar diritto a dei servizi sanitari efficienti. Allora, due identità femminili per rappresentare il territorio, forse in questo sta un po' la sensibilità che avete nel trattare temi così importanti e penetranti nella società. Certamente, siamo innanzitutto due amiche che hanno combattuto parecchie battaglie politiche insieme, che hanno coniugato l'amicizia, la passione e i valori di Forza Italia. E naturalmente rappresentiamo entrambe il territorio provinciale e abbiamo una sensibilità particolare anche nell'affrontare le problematiche della nostra terra, delle famiglie, delle donne. E infatti nel corso di questi anni, con ruoli diversi, io all'interno della Commissione regionale pari opportunità ed Elisabetta era già consigliera regionale, abbiamo portato avanti tante iniziative e battaglie a favore della donna, violenza sulla donna, sulle famiglie, e poi non vorrei elencare altro, però ecco, queste battaglie ci hanno accomunato ed ora troviamo di nuovo insieme in una campagna elettorale importante per il nostro paese, ma per la nostra regione e provincia. Ecco, si diceva prima che le Marche meritano dei rappresentanti del territorio che lo conoscono, niente catapultati, niente imposti. In questo sta una ricetta fondamentale della vostra lista. Infatti la nostra lista, sia a livello provinciale che a livello regionale, è rappresentata da persone che hanno un ruolo amministrativo all'interno della nostra regione, della nostra comunità, e quindi il fatto di vivere nella nostra terra e di portare avanti già le istanze dei nostri cittadini a seconda del ruolo che ognuno di noi svolge sicuramente è un punto di partenza importante per portare a Roma le istanze della nostra terra. Quali sono i temi importanti che lei si porta nella borsa, si porterebbe nella borsa eventualmente? Naturalmente la prima cosa è il lavoro, perché è un problema molto importante nella nostra provincia per i nostri giovani, per le nostre famiglie. Poi la famiglia, che ha un ruolo centrale nella nostra società e che ultimamente non ha avuto aiuti di nessun tipo da parte del governo, e quindi certamente l'attività sarà incentrata in primis sulla famiglia, e poi le donne, che sono il fulcro importante di ogni società ma anche della famiglia. Quindi c'è tanto da lavorare, se la gente ci darà fiducia lavoreremo insieme, io, Elisabetta e tutto il resto della squadra. Ecco, in tema di tasse, questa terra, le Marche, la provincia pesarese hanno pagato un prezzo salatissimo per la crisi della quale ancora non siamo del tutto fuori. La formula di tassazione che voi proponete, la flat tax, può essere una risposta valida per far ripartire il volano dell'economia? Io ritengo che sia l'unica formula possibile per risollevare e per fare uscire decisamente dalla crisi anche questo territorio, che come diceva ha risentito fortemente della crisi economica che ha colpito l'intero paese, ma qui ancora di più, perché questo era un tessuto economico fatto di piccoli, grandi, medi imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori, che sono strozzati dalla burocrazia. Quindi,
ci si impaluda in un sistema stagnante da cui è difficile uscire e già prima di cominciare uno si scoraggia. La tassazione è altissima, un produttore deve dare allo Stato il 75% di quello che produce, è una follia, va da sé che ogni imprenditore, ogni piccolo artigiano la mattina riflette se conviene o meno alzare la serranda, se gli è conveniente, figuriamoci se chi crea lavoro ha così la possibilità di dare lavoro e chiamare a lavorare altre persone. Dobbiamo rovesciare totalmente il sistema, dobbiamo dare fiato, energia, ossigeno a chi il lavoro lo crea, che non vuol dire aiutare i ricchi, vuol dire mettere tutti in condizione di potersi creare una professione, creare un lavoro, magari darlo anche ad altri, perché questa è l'unica ricetta, aspettare l'impiego pubblico o pensare che tutto si risolva col reddito di cittadinanza va da sé che è una follia, ma non sarebbe nemmeno di fierezza per un paese come l'Italia che ha il grande vanto di essere creativa, di essere produttiva, di essere riconosciuta nel mondo proprio per questo. Un altro tema sono le dichiarazioni a spot, abbiamo sentito più poliziotti, più cioè in questo momento se ne sente di ogni e di cosa. Forse c'è bisogno di più concretezza. Certo, io anche su questo l'ho detto e lo ripeto, non si può dire arrivano 30 poliziotti a Pesaro per un anno e poi che cosa succede? Oppure mettiamo le telecamere, ma le telecamere sono un controllo a posteriori quando già il furto, la rapina, il delitto è già avvenuto. Bella consolazione per quello che è stato rapinato o che ha subito un furto in casa. Allora maggiore sicurezza vuol dire l'assunzione di nuovo personale anche a un punto di vista locale, i vigili devono essere utilizzati sul territorio e non negli uffici, perché negli uffici possono esserci dei dipendenti amministrativi ed è fondamentale il vigile di quartiere. Noi lo stiamo dicendo da anni, si era provato a fare e poi non ne si è fatto niente e continuano, ecco, con annunci spot. Il ministro Minniti viene nel nostro territorio, Ricci capisce che questa provincia è persa per il PD, allora l'ultima carta, il ministro sceriffo della sinistra. Non è assolutamente questo, perché poi una volta finite le elezioni chi rivedrà Minniti? Chi si ricorderà Minniti di Pesaro, lui che è calabrese? Allora dobbiamo invece puntare su deputati del territorio che lo conoscono, che vivono tutti i giorni. Io ricordo ancora quando i miei genitori lasciavano la chiave sulla toppa di casa perché a un certo punto c'era una sicurezza, c'era una tranquillità. Adesso si chiudono la chiave. Io, mia suocera è di Fano, quindi la conosco bene. Prima la porta era sempre aperta, adesso doppia mandata nella casa. E allora anche su questo dobbiamo recuperare quella sicurezza che i marchigiani avevano e che hanno perso per colpa di una sinistra buonista che ha fatto entrare tutti, che ha sempre detto che il problema non esisteva, e oggi ci accorgiamo quella follia di Macerata, siamo nelle mani. Ma chi si sarebbe mai immaginato a Macerata, 100 chilometri da qui, trovare una situazione così grave, addirittura di una ragazza squartata, e poi non dicono che addirittura gli hanno asportato tutti gli organi genitali come se fosse un rito voodoo, una cosa pazzesca che ormai neanche più in Africa succede ed è avvenuta a Macerata. Allora dobbiamo renderci conto che può succedere in ogni nostro paese. Anche su questo dobbiamo recuperare veramente, non a parole, ma nei fatti, una sicurezza che la sinistra ha sempre proclamato ma non ha mai attuato. Sulla sicurezza, un altro tema importante, anche questo territorio ha subito un impatto per la migrazione e per i flussi migratori che sta dando fino adesso problemi di tolleranza, ma sappiamo che l'incognita del peggio è dietro l'angolo. Non si vuole questo anche per la provincia di Pesaro? Quello che non si capisce è proprio questo. Io sono convinta che il popolo italiano non è razzista, però il popolo italiano sta dicendo una cosa chiara: nessuno è razzista, però tutti comprendono che le politiche del governo sono eccessivamente spostate verso l'immigrazione, l'immigrato, le politiche dell'accoglienza obbligata, i 35 euro al giorno. Un anno il Parlamento è stato impegnato a discutere dello Ius Soli, quando un cittadino italiano ha ben altre esigenze, ha ben altre necessità, non arriva alla fine del mese e si vede non considerato. Se vede uno Stato così lontano dalle sue problematiche, dalle sue esigenze, dai suoi bisogni, va da sé che si crea un clima che poi, ahimè, se non è
controllato sfocia anche negli atti che abbiamo visto a Macerata. La sicurezza è un problema fortissimo perché sinceramente qui nessuno si sente più sicuro, nemmeno in casa propria, non si sente sicuro, è triste dirlo, ma quando cala la sera pensare che ci sia un figlio di 13-14 anni che cammina per strada già dà motivo di essere preoccupati e questo non va bene perché senza sicurezza non c'è libertà. Allora, candidati per questo territorio, una squadra importante che Forza Italia ha messo insieme per ben rappresentare a livello centrale le particolarità di questa terra. Sì, Forza Italia si rinnova il coordinamento regionale e anche le candidature. Finalmente, per la prima volta, abbiamo delle candidature che realmente sono espressione del territorio. Infatti, da una riunione di tutti i coordinamenti della nostra provincia sono usciti questi nomi che rappresentano al meglio sia la costa che gli interni, sia partendo da Alessandro Bettini di Pesaro o la Mencoboni di San Costanzo, per finire con la nostra candidata all'uninominale Elisabetta Foschi. Sono tutte scelte del territorio degne di rappresentare i cittadini a Roma. Allora, ci sono tante tematiche importanti, quali sono quelle principali di questa terra? Quelle principali di questa terra sicuramente sono la sicurezza, la sanità, argomenti molto importanti per noi che purtroppo sono sempre stati lasciati da parte, soprattutto da questi governi mai eletti che si sono succeduti nel tempo. Finalmente con questo centrodestra unito riusciremo ad avere una governabilità, quindi potremo apportare le giuste modifiche e riportare l'Italia in una situazione decente. Sindaco, allora lei forse più di altri capisce l'importanza che può avere un territorio che abbia i suoi rappresentanti dove vengono prese importanti decisioni, poi a ricaduta anche su questo territorio. Questo è uno dei problemi storici proprio di questa nostra vallata, da Fano fino a Fossombrone, ma anche la vallata del Cesano e forse anche altre zone ancora più a sud. Ma parliamo di questo territorio, oggi siamo qui a Fano. Qui da sempre si è sentita questa grande mancanza, perché storicamente, se non in qualche piccolissimo periodo assai breve, questo territorio, questa città, questa vallata, la vallata del Metauro e anche quella del Cesano non hanno mai avuto parlamentari di questo territorio. Hanno sempre avuto parlamentari che provenivano da altre città, spesso anche molte lontane, di altre regioni, i cosiddetti paracadutati. Ecco, io credo che per la prima volta in questo momento, in questa fase storica, questo territorio, questa città e questa vallata hanno la vera opportunità di poter essere rappresentati in Parlamento da una persona che qui vive, che qui opera, è stata già consigliere regionale, ha dimostrato di essere sempre attenta, era attenta quando si doveva combattere la centrale turbogas di Corinaldo, era attenta quando si doveva combattere la centrale di Schieppe, era attenta quando volevano inquinare il territorio con tutte quelle centrali a biogas come quella di Tombaccia o qui vicino a San Costanzo, è stata sempre attenta ai problemi di questo territorio, lo ha dimostrato. E allora io voglio dire, spero da sindaco che si possa avere questo rappresentante di questo territorio nel prossimo Parlamento, oltretutto anche di una coalizione che probabilmente sarà la coalizione che governerà l'Italia nei prossimi 5 anni, perché probabilmente sarà la coalizione che riuscirà a vincere le elezioni. Ecco, voglio sperare che si ritrovi un po' d'orgoglio di poter cercare di essere rappresentati da qualcuno che possa lavorare per questa terra. Ecco, questo è il mio auspicio da sindaco. Ovviamente non potrò poi che approfittare anche di questa presenza qualora sarà eletta per cercare di portare avanti le istanze, in questo caso di Colli al Metauro, ma io deduco che tanti altri sindaci potranno fare altrettante con una loro rappresentante. Ultimo ma non ultimo, il tema della famiglia, del nostro tessuto familiare, i bambini, le mamme, i nonni, perché no, che sono un supporto importante del nostro tessuto familiare. Questa è un'altra vostra prerogativa che volete portare avanti. Sì, perché l'Italia è un paese che invecchia e se questo vuol dire che servono politiche per gli anziani affinché possano vivere in maniera agevole e dignitosa, e qui parlo della possibilità di elevare le pensioni minime ai 1000 euro, però bisogna guardare ai giovani, bisogna considerare che non si fanno più figli. Proprio oggi mi dicevano che in un asilo le iscrizioni per il prossimo anno vedono su 22 bambini 4 italiani. Io di questo non ne faccio solo un problema di integrazione. Faccio la considerazione, gli italiani non fanno più figli. Perché? Perché i giovani non riescono a crearsi una famiglia, non riescono ad avere bambini, non riescono nemmeno a guardare con una prospettiva al futuro.
per quello che dicevamo prima, non c'è possibilità di guardarlo in futuro, di dire adesso mi creo un lavoro, me lo trovo, ho una fidanzata, mi sposo, facciamo dei figli. Siamo a un livello davvero spaventoso, preoccupante di questo. E allora le politiche per la famiglia vanno proprio in quella direzione, nella direzione di far tornare grande l'Italia, di far tornare, intanto di non far andare fuori gli italiani a cercare lavoro, ma di tenerli in patria, di dar loro le condizioni semplicemente per avere una famiglia, come sempre, come è accaduto. Allora, giovanissimi, come mai siete venuti qui? Volevate sentire con le vostre orecchie le sensazioni dei candidati? Sì, principalmente sono venuta qua anche per poter poi confrontare le diverse idee politiche e devo dire che mi ha colpito molto perché sembra una donna che sa quello che vuole e diciamo che quando parla dei propri programmi lo dice in modo schietto, senza fare troppi giri di parole. Quindi arriva diretta, esprime concetti semplici anche per voi giovani, insomma è importante avere il candidato giusto nel posto giusto. Ha detto la cosa giusta, è arrivata molto diretta e anche la persona che era a fianco a lei, Marcello, credo che ha parlato veramente molto bene questa sera e credo che una persona come lei del nostro territorio che conosca e viva il nostro territorio serve fortemente in questo momento per tutti noi cittadini e tutte le persone che credono ancora oggi secondo me nella politica. Pensi che la tua idea di futuro sia ben rappresentata da questo contesto nel quale ti trovi? Molto, 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 sì. Innanzitutto, parlando anche del fatto, mi ha colpito una cosa. Quando ha detto che certi soldi è bello destinarli agli anziani, perché io sono una ragazza giovane che posso far difficoltà nel trovare lavoro, è vero, però ho la possibilità di poterlo fare. Un anziano che possa essere mia nonna, non lo può fare. Quindi io preferisco fare con più difficoltà a trovare lavoro, ma essere sicura che mia nonna a casa possa avere i soldi per poter arrivare appunto a fine mese. E questa è una cosa che da giovane mi piace pensarlo. Il lavoro per voi è una priorità? Quello che loro hanno espresso questa sera sul fronte del lavoro ti ha convinto? Credo che il lavoro nobilita l'uomo, come si diceva, no? E quindi il lavoro per ogni persona deve essere la base, oltre alla famiglia e tutte quelle cose che servono per vivere dignitosamente. E credo che questa sera sono stati fatti discorsi molto interessanti e propositivi a fronte appunto del mondo del lavoro e anche a tante altre cose che sono poi correlate a questo. Chi vuole che Elisabetta Foschi sia la portavoce di tutte queste istanze, di tutto questo bagaglio, come deve fare, diciamo? Deve mettere una croce sul mio nome, deve mettere una croce sul simbolo dei quattro partiti che sostengono la mia coalizione, perché io sono candidata all'uninominale, deve mettere una croce sul simbolo di Forza Italia. Questa sera siamo a una riunione dove sono presenti tutti i candidati di Forza Italia. È semplicissimo, quindi insomma credo che ci siano tutte le condizioni.